Voi siete nato qui, mi hanno detto. Io invece vengo da Caserta. Mi sono trasferito 2 anni fa. È un bel posto questo, poco traffico e belle ragazze. In 2 anni soltanto qualche omicidio e qualche rapina. Certo però ci stanno sempre quei rompicazzo dei drogati. Però rispetto alla città, qua è tutta un'altra cosa. Manca ancora molto. No, ci siamo quasi. Salve. Da questa parte. E voi che volete, mo? Io sono Giorgio Nappi, il sostituto procuratore, si ricorda? Ci siamo parlati per telefono. Eravamo rimasti d'accordo che per motivi di riservatezza era meglio sentire Cristina qui, a casa. E che significa? Devo chiamare all'avvocato? No, non credo che per il momento sia necessario. Noi siamo dalla vostra parte. E chi sti chi è? Sono un investigatore della polizia giudiziaria. Sto aiutando il dottore a ricostruire la verità. La verità? La verità è una sola. Il lupreve di merda mi ha rovinato la creatura e l'ha spezzata pure un braccio. Che è la verità? Sì, lo so. Che il lupreve è uno santo. Ma forse nemmeno i santi si scordano che è la cosa là. È vero o no? Signora Condurro, lei ha ragione. La verità è una sola, i fatti parlano chiaro. Ma io dovrò discutere questo caso in tribunale tra 1 mese. E ho assolutamente bisogno di parlare con Cristina. Soltanto questo. Mi capisce? Sì, io capisco. Io capisco l'italiano. Sì, potete parlare con Cristina. Venite. A poco, per chi sta stanca. Accomodate. Ciao. Ciao. È una ballerina. È molto bello. Tu vuoi fare la ballerina da grande? Eh sì, queste sono le stronzate che gli mette in testa quella cretina della sua amichetta. E intanto perde tempo e non studia. No, mamma. Cristina, questo signore ti vuole parlare di quella cosa. Hai capito, mamma? Non ti mettere paura. No. Allora, Cristina, quanti anni hai? 13 a giugno prossimo. E ti piace andare a scuola? Non tanto, eh? E nemmeno a me piaceva andare a scuola. E la mattina del 5 aprile ci sei andata? Non ci andò, tenevo mal di pancia. Se non lasci rispondere la bambina, per cortesia. Va bene, non ci sei andata. E hai visto qualcuno? La mattina, il pomeriggio, hai sentito qualcuno? No. E se teneva mal di pancia e non è uscita, chi poteva vedere? Mi racconti cosa è successo la sera del 5? Alle 8:30 sono andata in sacrestia per ripetere la storia con padre Francesco. Ma non avevi mal di pancia? E l'era passato. E il giorno dopo ci doveva andare a scuola. Va bene, continua Cristina, non ti interrompo più. Lui non era come al solito. Stava nervoso. Voleva toccarmi, ma io non volevo. Volevo fare la storia quella sera, era importante. Lui si arrabbiò e mi diceva, perché? Perché non vuoi che ti tocchi? Aveva la faccia brutta. Io volevo scappare. Gli ha chiuso la porta a chiave. Poi mi ha presa. Mi ha dato degli schiaffi. E poi mi ha sbattuta per terra. Piangevo e avevo paura. Con una mano mi teneva ferma, con l'altra si è aperto i pantaloni. Si è spogliato. Mi teneva ferma sempre con la stessa mano. È inutile che gridi, diceva lui. Nessuno ti sentirà. Mi ha allargato le gambe. Mi ha spogliato.
mi ha picchiato ancora. Mi ha dato un pugno. Allora non mi sono più mossa. Non ho guardato quello che mi faceva, ma piangevo ancora. È inutile che ti lamenti, diceva. Nessuno ti sentirà. Nemmeno Dio ti può sentire ora. E io lo sapevo. Lo sapevo che seppure mi mettevo a gridare, nessuno veniva. Lo sapevo che lui aveva ragione. E allora non ho gridato. Ho aspettato che lui finiva. Quando si è alzato e si è sistemato i pantaloni, allora mi sono messa a posto pure io, ma non ce la facevo a muovere la mano. Lui non mi guardava, metteva le cose a posto nella stanza. Non dire niente a nessuno, ha detto, se no Dio ti punisce. Era questo quello che mi diceva ogni volta. Andavi spesso a ripetere le lezioni di Padre Francesco? Sì, da quando è cominciata la scuola. E lui faceva sempre quelle cose che hai detto? Voleva toccarti? Quasi sempre. E da quanto tempo? Un mese. E alla mamma non hai mai detto niente? Se mi avessi detto qualche cosa non l'avessi più mannato. Ma soltanto la sera del 5 aprile ti ha picchiata e tutto il resto? Sì. Se per quando ci rivediamo l'hai finito, me lo regali? Dunque, se tutto questo è successo tra le 8:30 e le 9, Cristina deve essere tornata a casa 9:30-10, giusto? Sì. E perché avete aspettato 2 ore prima di portarla alla polizia e da un medico? È perché all'inizio era sconvolta e non voleva parlare. Poi io l'ho convinta e lei mi ha detto tutto. Siete contenti adesso? Avete finito? O vi dovete togliere qualche altro sfizio? Senti, Cristina, com'era vestito Padre Francesco quella sera? Non lo so, non me lo ricordo. E che c'entrava il vestito? Può essere importante. Era come sempre, col vestito lungo, nero. Grazie, va bene così. Ho finito. Avete visto che lucrevete che l'ha fatta a mia figlia? E nessuno ci vuole credere, stanno tutto contro Annuccio. Buonasera. Buonasera. Arrivederci. Chi l'ha data sta chiusa a vita? È un malato. È un uomo strano. Secondo me deve essere la calotta che si è bagnata. Provate ad accendere per piacere. Ma tu vi posso dare un consiglio? Statevi attenti. Non state troppo a sentire quello che dicono gli amici di Francesco. Galvano non è un onnipotente. Non può comprarsi testimoni che tra l'altro c'è pure una poliziotta in camino. Non può inventarsi un'accusa di violenza carnale così, come se si comprasse una macchina. E comunque, dottore, io sono abituato a guardare i fatti. Perché 2 anni di esperienza nel nostro lavoro mi dicono che è i fatti che bisogna guardare. E questa volta i fatti non parlano di Galvano, ma di una bambina che è stata violentata. E che comunque... Provate ad accenderla adesso. Eh? Il consiglio era cominciato da un'ora, stavano tutti per votare, chi lo sa, forse... Poi, ciao Maria, con tutta quella gente non avrebbero manco avuto il coraggio di votare a favore. Quando è arrivato Galvano, proprio Don Michele in persona, allora hanno deciso per un rinvio. Volevo dire, è così che lui si comporta. Lui uccide, intimidisce, non compra testimone e inventa accusa. Sembra quasi che le piaccia questo Galvano. No, non mi piace, ma penso che non è con i vostri sistemi che non si possa abbattere. Spargendo sospetti a destra e a sinistra e rovinando la reputazione della povera gente. Perché lei ha un sistema migliore invece? Io l'ho capito, sapete? L'ho capito che quel prete è vostro amico. Mica sono così stronzo come pensate voi. Secondo il procuratore capo non c'erano gravi motivi per esonerarmi. Sì, è amico mio. E allora cosa cambia? Cambia, cambia.
che la poliziotta è pulita, il dottore è pulito, l'uomo col cane è soltanto un povero vecchio. Ma mi dite come l'avrebbe montata Calvano questa accusa? E intanto per colpa vostra Maria è così sconvolta che non vuole nemmeno più vedermi. E intanto il suo prete adesso chissà quante altre bambine si starà scopando. Non è il mio prete, si chiama Padre Francesco. Riconosco i tipi come te. È tutta una vita che non faccio altro che incontrarvi. Non uccidete, no, non fate niente di male. Il fatto è che non fate niente. Vi accontentate di quello che viene e basta. E intanto aprite bocca, parlate, criticate e rompete i coglioni in tutti i modi. Tu diresti di tutto pur di non fare niente. Saresti capace di mandare un innocente in galera, non è così? Lasciatemi! Guarda che non me ne frega niente della tua Maria. Potrebbe essere anche Madre Teresa di Calcutta, ma per me Calvano se l'è comprata. Essere. La bambina ha detto la verità. E che cazzo, ma fa male? Tieni. Mettilo sopra il naso e tira la testa indietro. La bambina. Forse mente anche lei. Due cose non mi hanno mai convinto fino in fondo. Uno, dice che Francesco ha chiuso la porta a chiave quando la porta della sacrestia non ha né la chiave né la serratura. E poi ha detto che Francesco quel pomeriggio portava l'abito lungo, mentre tutti gli altri dicono che di pomeriggio l'abito lungo non lo mette mai. Va meglio? No. Sono particolari. Una bambina di 12 anni può sbagliarsi. Dopo tutto quello che è passato. Può anche imparare una lezione a memoria. Se veramente volesse fare le cose come si deve, dovrebbe indagare sui precedenti di Padre Francesco. Andare nelle parrocchie in cui è stato per vedere se aveva già violentato qualcun altro prima di Cristina. Lei ha indagato soltanto a livello di commissariati. E più delle volte, nei commissariati queste cose non ci arrivano nemmeno. Questa è una buona idea. Va bene, allora vai. Puoi partire anche oggi stessa se vuoi. E portami un registratore. Ma che io? Tu. Ma non è che lo dici soltanto per togliermi da mezzo? No. Va. Non esageriamo con quei rimborsi, mi raccomando. E se scopro che è colpevole? Buon viaggio. No, mi sembra tutto a posto. Giorgio, sei stato grande. Ciao, mamma. Va bene. Lascia che ci accompagno io. Ciao. Giorgio, la tua stanza sta sempre là. Senti, Giorgio, prima che parti io ti volevo chiedere scusa. Non credevo che ce l'avresti fatto. Pensavo che fosse inutile soltanto provarci contro uno come Calvano. E poi ci stava il fatto di Maria. Eravamo amici e non pensavo che si fosse venduta così. Sono proprio uno stronzo.